Siamo nel Kosovo perché vogliamo sostituire la pulizia etnica con la tolleranza e con il rispetto. Pace e umanità prevarranno nel Kosovo. Purtroppo non è andata come Clinton prevedeva. Partiti per impedire la pulizia etnica dei serbi contro gli albanesi, la missione militare della NATO non è riuscita ad impedire la pulizia etnica all'inverso. Quella contro i serbi del Kosovo. Abbiamo documentato nella prima puntata, in 9 anni di occupazione militare della NATO, gruppi armati di kosovaro albanesi sono riusciti a cacciare via dalle loro terre, dalle loro case, 225.000 serbi, tra uomini, donne e bambini. Nella prima puntata vi abbiamo anche raccontato come sotto il controllo della NATO il Kosovo sia diventato il teatro di feroci omicidi politici. Sono caduti sotto i colpi dei Kalashnikov, politici, ex comandanti militari, semplici militanti di partito, poliziotti e giornalisti scomodi. Tutti delitti rimasti impuniti, tutti delitti che coinvolgono direttamente o indirettamente gli attuali capi politici del Kosovo. Abbiamo visto anche come in Kosovo continui ad operare una vera e propria struttura militare segreta, responsabile degli omicidi politici e degli attacchi contro i serbi. Così che si costruisce la pace e la sicurezza? La risposta a questa domanda ci porterà in... Ma intanto cominciamo da queste immagini girate a Milano dai carabinieri dei ROS. È il 1996. Quest'uomo con gli occhiali da sole si chiama Gashi Agim. È un kosovaro di etnia albanese e controlla il traffico di droga in tutta la Lombardia. Quintali di eroina che vengono dall'Afghanistan passano per le sue mani. I kosovari esercitano sul territorio un controllo di tipo mafioso. Loro sono riusciti a dimostrare una credibilità nel contesto criminale internazionale, tanto da avere rapporti paritetici con le organizzazioni mafiose tradizionali italiane. In particolare la 'Ndrangheta. Quando avete fatto l'indagine su Gashi, avete scoperto che tipo di rapporti aveva nel Kosovo e se questi rapporti erano importanti per la sua attività? Sicuramente, come allora, oggi hanno bisogno del controllo del territorio in tutte le aree di transito e sicuramente in Kosovo. Peraltro da attività che si sono poi succedute nel tempo sappiamo che una delle piattaforme di stoccaggio è proprio divenuto il Kosovo. Quindi bisogna controllare sto Kosovo, eh? Questa è la risposta. Queste sono le strade di montagna e i valichi di frontiera utilizzati dalla mafia kosovaro-albanese per far passare la droga. Qui siamo proprio al confine tra il Kosovo e la Macedonia. E vedete queste valli?
e i sentieri che nascondono al loro interno? Da qui passano i corrieri della droga. Nessuno di questi varchi è presidiato dai soldati della NATO. E infatti nel 2005 la NATO e la Polizia delle Nazioni Unite sono riusciti a sequestrare in Kosovo solo 36 kg di eroina. Un quantitativo ridicolo se pensate che qui passa l'80% della droga prodotta in Afghanistan, cioè tonnellate all'anno. Su queste strade lasciate aperte dalla NATO passano anche i trafficanti di armi e i terroristi. Come dimostra quello che succede al di là del confine con il Kosovo, qui in Macedonia. Ivo Koteski, il portavoce della polizia macedone, mi mostra le armi che hanno trovato 7 mesi fa a Brodez, un paesino al confine con il Kosovo, abitato da macedoni di etnia albanese. Sì, abbiamo trovato una quantità enorme di armi, di tutti i tipi. Nel villaggio o fuori? Sia nel villaggio che fuori. E nelle case anche? Anche dentro le case. Ecco, questo è l'esplosivo? Sì. Queste sono mine anticarro. Poi ci sono mortai, granate. Abbiamo calcolato che con tutte queste armi potevano armare un esercito di almeno 500 uomini. Da quanti giorni i terroristi occupavano il villaggio quando siete intervenuti? Da quasi 3 mesi. Di quante persone era formato il gruppo? Noi abbiamo arrestato 13 terroristi. 6 sono morti durante la sparatoria e 3 sono scappati. Ecco chi è scappato, i capi. Da destra a sinistra, Yacoubi Illiri, detto il nazista. Ramadan Shiti, Amir Sopa, tutti ex combattenti dell'UCK, tutti e 3 evasi pochi giorni prima di questo scatto da un carcere del Kosovo, tutti e 3 terroristi di etnia albanese. Per andare a Brodez si entra nella Macedonia abitata a stragrande maggioranza da albanesi. In queste zone si è già combattuto. Nel 2001 si sono dati battaglia all'esercito macedone e gli indipendentisti albanesi. Per 9 mesi fu guerra vera e solo l'intervento della comunità internazionale e della NATO riuscirono ad impedire una vera e propria guerra civile. Ecco perché il territorio che attraversiamo è pieno di tombe che ricordano i combattenti macedoni di etnia albanese dell'UCK. Questo che vedete è il villaggio di Brodez. All'ingresso del paese, sulla facciata della piccola moschea, i primi segni della battaglia. Quando arriviamo, il villaggio è tutto riunito a casa della famiglia Dauti. L'anziana madre della famiglia è morta ieri e la tradizione vuole che si offra da mangiare a tutto il villaggio. Gli uomini di sopra, le donne di sotto. Tra i terroristi arrestati dalla polizia macedone c'erano anche 4 maschi della famiglia Dauti. Le è scoppiato il cervello a mia suocera. Sono passati 5 mesi e ancora sono in prigione. I 4 uomini della nostra famiglia hanno già fatto 5 mesi di carcere senza aver fatto niente e senza avere nessuna colpa. Questo è mio fratello. È stato arrestato con altri 5 un'ora dopo che l'operazione era finita. Chi ha scattato queste foto? Le abbiamo trovate su internet. E si trova in prigione adesso? Nel carcere di Shutas. La polizia lo ha picchiato, vede? E lo provocavano e l'insultavano con parolacce sul Kosovo, sugli albanesi e sull'UCK. È uno scandalo. Queste torture non si vedevano più dai tempi della ex Jugoslavia. Questo è il posto dove ci siamo riparati durante l'attacco dell'esercito. C'eravamo nascosti tutti qui sotto, vede?
25 persone, tutta la famiglia, chiusi qui dentro per 6 ore mentre fuori sparavano. Ecco, può vedere lei stesso fin dove sono arrivati i colpi. Guardi lassù, ci sono ancora i segni. Questa casa invece è stata distrutta da un colpo di carro armato. L'hanno sparato dalla collina di fronte, alla fine della strada, da sotto. E da qui, da questa casa, nessuno ha sparato contro l'esercito? No, e non sappiamo chi sparava. Perché noi tutti eravamo nascosti nelle cantine o chiusi dentro le nostre case. Ma uno della famiglia che abitava in questa casa non è stato arrestato? Sì. E perché è stato arrestato? E che ne sappiamo noi? Noi non sappiamo niente. Guardi lì piuttosto, guardi. Vieni qua, vieni qua. Finché si tratta di farci vedere i danni provocati dall'attacco dell'esercito, va tutto bene. Ah, eccoli, sì, i buchi di... Ma appena gli chiedi dei terroristi che venivano dal Kosovo, di Yakup Illiri, Ramadan Shiti e Amir Sopa... Ogni tanto scendevano qui, nel villaggio, ma non avevano la loro base qui da noi. Forse stavano su, in mezzo alle montagne. E vi hanno mai detto qualcosa? No, mai. Non vi hanno mai detto il motivo per cui si trovavano qui? Non ne parlavamo mai con loro. E nel villaggio, in famiglia, tra gli amici, tra di voi, insomma, non vi siete mai detti niente? Non sapevamo né chi erano, né che cosa facevano. Sono rimasti 3-4 mesi circa. E poi un bel giorno è arrivato l'esercito. E le armi che la polizia ha trovato qui dopo, non le avevate mai viste? No, no. Lei ha mai visto qui in paese Ramadan Shiti o Yakupi? No, mai visti né conosciuti. Ma sapevate almeno che cosa facevano quelle persone qui in paese? No, non ci interessava. Noi ci siamo sempre fatti gli affari nostri. Qui sono stati calpestati tutti i principi democratici. Qui la polizia ha commesso un massacro. C'è gente che è stata torturata, uccisa. Questa è la storia di Brodetz. La banda di terroristi è stata qui per 4 mesi. Eccoli in questa immagine in esclusiva. Una postazione di mitragliatrice, un uomo in divisa. Sotto la vallata che si estende davanti a Brodetz. Ed ecco il minareto della moschea di Brodetz. Altro che in montagna, stavano nel paese. E si addestravano dentro il paese, in pieno giorno. Ed ecco come giravano in paese, nel negozio di alimentari con la divisa dell'UCK. E dentro il bar, dove abbiamo appena intervistato quelli che per 4 mesi non si sono accorti di nulla. Permesso? In questa casa abita la famiglia Meti. La famiglia Meti possiede il negozio di alimentari dove è stata scattata la foto che ritrae un soldato dell'UCK in divisa. Gli Ameti sono stati duramente colpiti dagli arresti. In prigione sono finiti il capo famiglia Ismiti insieme a 2 figli, mentre un terzo figlio è stato ucciso. Non aveva fatto niente mio figlio per essere ucciso. E anche mio marito e gli altri 2 figli sono stati arrestati, che erano in abiti civili, e poi li vedo in televisione che avevano l'uniforme addosso. Quale divisa indossavano? Quella dell'UCK? Sì, ma da casa erano usciti in abiti civili, capisce? Cosa volete dire? Che la divisa gliel'ha messa addosso la polizia? La polizia, sì, è stata la polizia che li ha vestiti così. E li hanno arrestati in casa? No, li hanno presi fuori. Non so, magari stavano prendendo il caffè al bar. Il caffè al bar? Con quel finimondo che c'era fuori? Abbiamo un negozio noi, quindi... Uno l'hanno preso lì, mentre gli altri non so dove li hanno fermati. Io non so dove li hanno trovati, ma so che erano senza uniforme. Sul muro c'è un solo quadro, riproduce il Kosovo finalmente libero. Sotto a sinistra un soldato armato dell'UCK. Non so di chi è. L'ho trovato qui, mi piaceva e l'ho appeso al muro. Intanto i morti di Brodetz sono già diventati degli eroi dell'indipendentismo albanese. Ecco come vengono ricordati su YouTube. Avvolti nella bandiera rossa albanese, combattenti per la libertà. Il giorno dopo torno ai confini con il Kosovo. Abbiamo appuntamento con un ex deputato macedone di etnia albanese.
E quando arriviamo al luogo dell'appuntamento, ecco come si presenta. Jezair Shahiri, così si chiama il deputato, è circondato da uomini armati. Ecco i nuovi combattenti macedoni dell'UCK. Vede la nostra bandiera albanese qui? Non ci sarebbe permesso averla, ma noi l'abbiamo messa lo stesso. Siamo cittadini della Macedonia e vogliamo rispettare la legge di questo paese, ma noi siamo anche albanesi. Abbiamo diritto alla nostra lingua, alla nostra bandiera. Ma qui siamo in Macedonia. Voi non potete andare in giro con le armi, è illegale. Le faccio presente una cosa. 7 mesi fa, non di più, i poliziotti macedoni sono venuti in questo villaggio e hanno maltrattato gli abitanti, la povera gente, donne, bambini, i vecchi. Certo, fino a che loro utilizzano la legge per maltrattare e uccidere gli albanesi, è chiaro che nessuno può togliere a noi il diritto di prendere in mano le armi per difenderci. Quindi che succederà? La prossima volta che verranno, voi vi difenderete? Ci siamo già scontrati 3 volte con la polizia. Abbiamo combattuto per ore e se ne sono dovuti andare. Quanti siete qui? Siamo abbastanza per difenderci, l'abbiamo dimostrato. Non avete problemi per rifornirvi di armi? No, le armi nei Balcani non mancano. Allora, ricapitoliamo. Bande armate fanno avanti e indietro dal Kosovo alla Macedonia senza essere intercettate o fermate dalla NATO. Dal Kosovo infatti vengono i 3 di Brodez e nel Kosovo sono tornati per sfuggire all'esercito macedone. Qui siamo proprio a 2 passi dal Kosovo. Vede quelle case sulla collina? È un villaggio del Kosovo. Quello è già il Kosovo? Sì, quello è il Kosovo, a 500 metri. Il Kosovo liberato è anche il retroterra logistico e organizzativo delle nuove bande armate dell'UCK macedone. Del resto anche le armi vengono dal Kosovo e fanno avanti e indietro, sotto il naso dei soldati della NATO. E purtroppo non è ancora tutto. Allahu Akbar, Dio è grande, gridano prima di sparare. Molti di loro, infatti, nel frattempo, sono diventati anche integralisti islamici. Come è successo? Kosovo, dalla fine della guerra ad oggi, cioè in 9 anni, sono state costruite in un territorio, voglio ricordarlo, grande quanto il Molise, 218 nuove moschee. Cosicché oggi non c'è villaggio, anche il più piccolo, che non abbia la sua moschea. Nelle grandi città come Prizren, poi, sono talmente tante che all'ora della preghiera sembra di stare a Riyadh, in Arabia Saudita. Molte delle moschee sono finanziate con i soldi dei paesi arabi. Questo paese si chiama Marina e si trova al centro del Kosovo. Qui subito dopo la guerra arriva dall'Albania questo signore, l'imam Kastriota Duka. Ha il portafoglio pieno di soldi che vengono da un'organizzazione umanitaria islamica. Con questi soldi costruisce la moschea, le fogne del paese e mantiene 500 orfani. Pensi che in tutta la zona intorno a Marina non c'era neanche una moschea prima che arrivassi io. E oggi i ragazzi e le ragazze riescono a leggere il Corano in arabo senza problemi. E poi a alcune di queste ragazze io ho fatto anche un contratto di lavoro. Per esempio, queste 2 sorelle insegnano a loro volta in una scuola a Likovsk. Hanno 60 alunni. In un altro villaggio? Sì, e così stiamo diventando sempre più numerosi. A Pristina siamo così tanti che il venerdì la gente non sa più dove andare a pregare. Posso chiederle che cosa pensa dei paesi islamici che usano la Sharia come legge dello Stato? Noi amiamo la Sharia perché è la legge di Dio. E dove viene applicata ci sono regole, disciplina e giustizia, come in Arabia Saudita. A lei piace l'Arabia Saudita? Ma sì, certo che l'amo. È grazie a loro che noi siamo diventati musulmani nei Balcani. E il Kosovo piano piano diventerà uno stato islamico come l'Arabia Saudita? Lo diventerà certamente nel futuro. E con gli americani come la mettete? Loro qui sono i vostri amici, ma in Afghanistan e in Iraq? L'America avrà successo
fino a quando non andrà contro l'Islam e non combatterà la nostra bella religione. Se dovesse combattere l'Islam, allora avrà problemi. È chiaro? Perché Allah è molto più grande e potente dell'America. Questa è Skopje, la capitale della Macedonia. Qui i fondamentalisti islamici non sono arrivati con i soldi, ma con i Kalashnikov e con le bombe a mano, come ci racconta Suleiman Rezepi, il capo di tutti i musulmani della Macedonia. Questo edificio, proprio questo ufficio dove oggi vi trovate, è stato completamente circondato da gente armata di Kalashnikov. Hanno sparato anche contro la facoltà di scienze islamiche ed un gruppo di imam è stato picchiato brutalmente e minacciato con le armi. E adesso gli integralisti dove sono? Secondo le nostre informazioni, molti integralisti, almeno 200, sembra che siano scappati in Egitto. Cosa vogliono fare i fondamentalisti islamici qui in Macedonia? Loro vogliono arrivare al potere religioso per poi conquistare il potere politico. E vogliono che il potere religioso e quello politico diventino una cosa unica, si fondino. Ma noi siamo convinti che queste persone sono dei mercenari pagati dagli stranieri. Gli integralisti islamici? Sì, sono pagati dalle organizzazioni non governative, cosiddette umanitarie, e la maggior parte sono finanziate dall'Arabia Saudita. Sono pericolosi, secondo lei? Senta, questi pensano che i musulmani della Macedonia non sono sulla retta via. Non seguono l'Islam puro e trattano noi che siamo musulmani come se non lo fossimo. Immagini lei che cosa possono pensare degli ortodossi o dei non musulmani. Sono intolleranti e nella maniera più radicale. E se loro dovessero arrivare al potere, potrebbe riprendere la guerra? Sicuramente. I fondamentalisti islamici aspettano soltanto che in Macedonia scoppi una crisi politica. Vogliono l'anarchia per poter entrare nel paese con la forza e con le armi. Siamo alla periferia di Belgrado e questo è un magazzino del Ministero degli Interni. Qui dentro la polizia serba custodisce quello che ha trovato in un campo di addestramento di integralisti islamici. 70 Kalashnikov come questi. Proiettili, così tanti da riempire un intero bidone. E c'è anche questo, per sgozzare i nemici, così come abbiamo visto fare in Iraq e in Afghanistan. Solo che il campo non stava in Iraq, ma nel cuore dell'Europa, ad un'ora di volo da Roma, precisamente a Novi Pazar, una città serba a 200 chilometri da Belgrado. Il campo stava dietro quella montagna, a 2 chilometri dal confine con il Kosovo. Vedete quel villaggio proprio sotto la montagna? I cittadini che ci vivono avvertono la polizia, hanno sentito delle raffiche di Kalashnikov. La polizia serba sale sulla montagna ed ecco cosa trova. Queste erano le tende dove dormivano, piene di tutto quello che serviva per rimanerci anche per mesi. Divise, medicinali e cibo. E queste erano le armi con le quali si addestravano. Oltre alle bombe a mano e ai Kalashnikov con proiettili e caricatori, c'erano decine di mortai e di lanciarazzi. Poi gli investigatori serbi hanno trovato 5 valigie come questa, già pronte. Sono le stesse che vengono utilizzate dai kamikaze in Iraq e in Afghanistan. Farina, esplosivo e pezzi di ferro per uccidere più persone possibili. Ecco l'innesco che entra nella miscela di esplosivo ed ecco il timer già pronto. Basta mettere la batteria e la bomba è pronta per esplodere.
Questi invece sono gli arrestati. Lui, Ismail Prentic, era il capo del gruppo. Le armi e l'esplosivo venivano dal Kosovo. E nel Kosovo è scappato il capo della banda. Eccolo, vedete, con la barba tagliata, in posa con un lanciarazzi. Sono a casa di Bajram Aslani, a Mitrovica Sud, in pieno Kosovo. E la NATO non si è accorta di nulla. Se i serbi l'anno scorso non li avessero fermati, dove avrebbero fatto esplodere le loro valigie? Chilometri più in là, eccoci in uno dei posti più belli del mondo. Istanbul, l'unica città al mondo che unisce con i suoi ponti due continenti. Qui siamo in Europa, dall'altra parte del Bosforo è Asia. La droga che viene dall'Afghanistan per arrivare ai clan mafiosi kosovaro-albanesi passa proprio da qui, su questi camion. Queste sono immagini girate dalla polizia antinarcotici turca. Il camion si sta dirigendo verso il confine con la Bulgaria, sulla rotta balcanica. Appena fa buio, lo fermano. Due ore di duro lavoro ed ecco centinaia di chili di eroina prodotta in Afghanistan. Qui invece l'operazione scatta in un autogrill. Ogni volta che la polizia turca intercetta un camion che va verso i Balcani, la droga sequestrata non è mai inferiore a 300 kg. Soltanto lo scorso anno a Istanbul abbiamo sequestrato 4 tonnellate e 600 kg di eroina. Solo a Istanbul? Esattamente. In tutta la Turchia l'anno scorso credo che siamo arrivati a 14 tonnellate. E possiamo dire che se avete sequestrato 14 tonnellate, quant'è quella che invece è passata? Noi stimiamo di riuscire a intercettare il 20% di quello che transita da noi e di conseguenza l'eroina che è arrivata in Europa l'anno scorso passando da qui sarà attorno alle 65 tonnellate. Tonnellate vogliono dire 65.000 chili di eroina. Eppure le squadre antinarcotici turche che adesso state vedendo in azione sono le migliori del mondo. Sequestrano più droga ai turchi di tutti i 27 paesi dell'Unione Europea messi assieme. Qui siamo ad Ankara, la capitale della Turchia. E questo è il TADOC. Qui dentro vengono addestrati e continuamente aggiornati non solo i poliziotti turchi, ma i servizi antidroga del mondo intero. Muterem Çakır è uno degli analisti dei servizi antidroga più esperti del mondo. La droga che arriva da voi in Europa attraverso i Balcani arriva dall'Afghanistan, dal nostro confine con l'Iran. Ecco, per esempio, l'anno scorso, qui a Van, abbiamo sequestrato 1,5 tonnellate di eroina. Quanti camion al giorno passano la frontiera verso i Balcani? La frontiera con la Bulgaria? Più di 2.000. Al giorno? Sì. Voi non potete fermare tutti i camion, no? Questo è il problema. Non possiamo fermare il commercio tra Asia e Europa. Ma quando loro passano la frontiera qui in Bulgaria per poi arrivare nei Balcani, a chi consegnano la droga dall'altra parte? Nessun carico di droga parte o arriva per caso. La droga viaggia in queste regioni in modo totalmente pianificato.
Ad ogni passaggio aumenta la quantità e il valore della merce. Per esempio, se la compri qui, a pochi chilometri dal confine con l'Iran, l'eroina la paghi 5.000 euro al chilo. Vede, qui a Van e dintorni. A Istanbul già il prezzo schizza 7.500-8.000 euro. Quando arriva in Italia costa 30.000 al chilo. Ed è così difficile fermare la droga qui in Kosovo? Adesso le rispondo subito. Voglio dire, è un piccolo paese. Abbiamo avuto fino a 40.000 soldati della NATO lì. Le voglio rispondere con alcune cifre molto interessanti. 14 tonnellate le sequestriamo noi Turchia. Guardi che cosa curiosa. In Bulgaria invece solo 800 chili. In Grecia arrivano a sequestrare 10 chili, massimo 50 chili all'anno. In Kosovo non ne parliamo, quasi niente. Insomma, le pare possibile una cosa del genere? Che su una rotta in cui solo noi abbiamo sequestrato 65.000 chili di droga, Bulgaria, Macedonia, Grecia e Kosovo insieme non riescano ad intercettare che poche centinaia di chili di eroina? Ad Ankara ha il suo ufficio anche Hamet Bek. È il capo di tutta la polizia antidroga della Turchia ed è uno che parla diretto. Se vogliamo essere sinceri, noi passiamo tutto il tempo a cacciare le mosche e non ci occupiamo per niente dello stagno dove continuano a riprodursi. E lo stagno è l'Afghanistan, dove al contrario si aggiunge acqua di continuo. Da quando la NATO ha occupato l'Afghanistan, la produzione di droga è aumentata in quel paese. Questo vuol dire, vero? È assolutamente vero, sì. Certamente è così. Ma è vero che ultimamente gli afghani hanno messo su delle proprie raffinerie in cui trasformano l'oppio in eroina, vi risulta? Sì, infatti, negli ultimi 2 anni abbiamo cominciato a sequestrare eroina raffinata direttamente già in Afghanistan, nelle zone di produzione dell'oppio. Sì, però questo è incredibile, non trova? In questo momento l'Afghanistan è pieno di soldati della NATO e lì continuano allegramente non solo a produrre oppio ma anche a lavorarlo. Il che comporta che tonnellate di acetone, di prodotti chimici che servono per trasformare l'oppio in eroina entrano in Afghanistan, tutto sotto gli occhi dei militari. L'80% di tutto l'oppio del mondo da cui poi si fa l'eroina viene prodotto in Afghanistan, sottolineo l'80%. Il che significa che se si risolve il problema in Afghanistan, chiaramente lo si risolve nel mondo, no? Mi segue? Quindi è semplice, se la questione non viene risolta vuol dire che non si vuole trovare una soluzione. Allora bisogna essere onesti e chiedersi noi cosa stiamo combattendo in Afghanistan. Un attimo. Arrivederci alla prossima. Partiamo una mattina presto, di fine novembre, dall'aeroporto militare di Pisa, insieme a un centinaio di soldati delle varie armi. Si proteggerà il vento. No, si mi... €338 milioni all'anno costa ai contribuenti italiani la missione militare italiana in Afghanistan, poco meno di €1 milione al giorno. E si capisce subito già da qui perché è così costosa. L'Afghanistan non si può raggiungere né via terra né via mare, quindi tutto quello che serve bisogna portarlo con gli aerei, soldati compresi. Buongiorno a tutti, sono il primo maresciallo Esposito, membro d'equipaggio. Chiunque è in possesso di armi personali e individuali devono essere scariche senza caricatore e colpo in canna. I nostri soldati si sottopongono ad un viaggio massacrante. Le sedute sono terribilmente scomode, una striscia di tela e neanche lo spazio per stendere le gambe. Il rumore è assordante ed entra anche sotto le cuffie. Ti impedisce di parlare con gli altri, ti lascia solo con i tuoi pensieri. Dopo 6 ore di volo siamo ancora al Cairo, dove atterriamo per riempire i serbatoi.
ci vogliono altre 10 ore di volo per vedere le prime montagne dell'Afghanistan. Rifaccio i conti, quelli che mi hanno portato fino a qui. Da quando abbiamo preso il controllo dell'Afghanistan, la produzione di oppio è passata dalle 3.400 tonnellate del 2002 alle 8.200 tonnellate dell'anno scorso. E la droga è la principale fonte di finanziamento dei talebani. 100 milioni di dollari all'anno finiscono nelle tasche dei ribelli afghani. Con questi soldi i talebani sparano addosso ai nostri soldati. Arriviamo ad Herat, prima tappa del C-130 italiano in Afghanistan, e mi arriva subito la notizia dalla redazione. Hanno appena ucciso l'11° soldato italiano da quando è cominciata la nostra missione. Il maresciallo capo Daniele Paladini, 35 anni, lascia la moglie e una bambina di 5 anni. Daniele Paladini è stato ucciso da un kamikaze nel villaggio di Pagman, a 15 km da qui, da Kabul. Stava costruendo un ponte per la gente del posto. Insieme a lui sono morti 7 civili afghani, tra cui 3 bambini. Un euro, per favore. Solo un euro. Per avere più notizie vado negli uffici di un'agenzia giornalistica indipendente molto famosa qui. Si chiama Patchwork. Ho saputo che hanno ricevuto dai talebani una rivendicazione dell'attentato e voglio leggerla. Ecco qua, questa è la rivendicazione. È firmata da Zabiullah Mujahid, il portavoce dei talebani, e dice che l'attentato è stato fatto da Mustafa, un talebano di Kabul. Dicono esplicitamente che l'attacco è contro l'Italia? Loro dicono sempre che l'attacco è contro le truppe occupanti. Comunque, se vuole saperne di più, parli con il mio direttore. Il direttore di Patchwork mi fa vedere l'agenzia che hanno appena abbattuto. Dice che gli italiani, dopo l'attentato, per paura, per panico, hanno sparato sui civili. Gli chiedo che conferme hanno e lui chiama direttamente il collega che ha scritto la notizia. Dopo l'attentato, uno dei miei giornalisti ha parlato con il medico legale del posto e questi gli ha detto di aver visto sul corpo di uno dei civili uccisi chiari segni di arma da fuoco. Chiedo alla polizia afghana di portarci a Pagman, dove hanno ucciso il nostro Paladini. Per la loro e la nostra protezione hanno organizzato questo popò di esercito. Una scorta di 18 uomini armati per uscire solo 12 chilometri fuori da Kabul. E queste sono le campagne che vediamo subito appena usciti dalla città, completamente bruciate da 4 mesi di siccità. Come è stato ucciso il maresciallo Daniele Paladini? E gli italiani hanno sparato sui civili? Lo scopriremo dopo la pubblicità. Quando arriviamo a 5 km da Pagman, ecco che dietro di noi si aggiunge una seconda jeep. La città non ce la fanno neanche vedere.
e ci portano subito dentro la caserma principale, dove ci aspettano altre decine di poliziotti armati. A riceverci c'è il comandante della polizia di Paghman, il maggiore Abdurazka Khan. Innanzitutto le porgiamo le nostre condoglianze per il vostro soldato morto qui, anche ai familiari del soldato. Grazie, veramente. Ci può dire com'è successo? Circa 10 giorni fa gli italiani si sono presentati qui con l'intenzione di costruire un ponte. Io ho mandato il mio vice per chiedere se volevano che gli fornissimo una scorta. Gli italiani hanno detto di no e il giorno dell'attentato poi sono arrivati qui senza neanche avvertirci. Dopo che l'uomo si è fatto saltare in aria, i soldati italiani hanno sparato? No, guardi, io sono stato il primo ad arrivare sul luogo, 1 o 2 minuti dopo l'attentato, e l'ho già dichiarato a tutte le televisioni che nessun soldato italiano ha sparato. Guardi queste biglie di ferro. Le aveva messe in mezzo all'esplosivo il kamikaze. La gente deve aver visto queste biglie e ha pensato che fossero proiettili sparati dagli italiani. A questo punto interviene il giornalista locale di Patchwork, che ho voluto che fosse qui con noi. Io ero qui il giorno dell'attentato. Ho parlato con alcune persone, tra le quali un medico che è voluto rimanere anonimo per problemi di sicurezza, e mi ha detto che gli italiani hanno sparato. Se avessero sparato, avremmo trovato i bossoli per terra. Qualcuno mi trovi almeno un bossolo per terra e poi ne parliamo. I soldati italiani erano talmente agitati e confusi che non sapevano che fare, altro che sparare. Ma l'area qui di Paghman che gli italiani controllano è sicura o no? Insomma, gli italiani la controllano o no? Le dico soltanto che da quando io sono qui abbiamo disinnescato 6 mine sulla strada di Paghman. Anche grosse, mine da 50-60 kg di esplosivo l'una. Proprio 7 giorni prima dell'attentato suicida ho perso 2 dei miei uomini mentre cercavano di disinnescare su quella stessa strada una bomba radiocomandata. Inoltre, gli italiani quel giorno erano arrivati senza neanche avvertirci. Se l'avessero fatto, noi avremmo potuto tenere lontano la gente. Avrei mandato sul posto molti più poliziotti, molte più macchine. Guardi che noi siamo in piena sintonia con gli italiani. Per carità, sono brave persone, vogliono aiutare la popolazione. Infatti, anche il ponte lo hanno costruito per il bene della gente, visto che in inverno il fiume si ingrossa e non si riesce più ad attraversarlo. Ma bisogna dire che hanno commesso un grosso sbaglio a non avvertirci. Quindi, secondo il comandante, gli italiani hanno fatto perlomeno un errore di valutazione. Il ponte a cui stava lavorando Daniele Paladini, insieme alla squadra del genio militare, è questo qui. Una piccola passerella di ferro per far passare la gente da una parte all'altra del fiume. Tutto qui. Ma quanto basta per dire che qui siamo venuti per la pace e non per la guerra. Senza la protezione della polizia afghana, senza neanche un cordone che tenesse lontano la gente, il kamikaze ha avuto vita facile. Questo è il buco che ha fatto nel terreno. E questi stracci bruciati sono i resti dei suoi vestiti. Molti dei feriti erano davanti a quei negozi. Uno dei civili uccisi stava passando proprio in quel momento sulla strada con un carretto. E gli italiani stavano lì? La vede quella ghiaia laggiù? Stavano lavorando lì attorno. Queste sono le persone che hanno perso i familiari nell'attentato. Mi dispiace. La ringrazio. Condoglianze. Grazie davvero. Salam alaikum. Salam alaikum. Condoglianze. Grazie. Avevo il corpo senza vita di mio nipote in braccio. Un italiano mi ha visto, si è messo le mani nei capelli e ha pianto. Ma i soldati italiani, dopo l'esplosione, hanno sparato sulla gente? Questo non lo so, perché a noi ci hanno fatto allontanare. No, noi siamo sicuri che gli italiani non hanno sparato. Io l'ho chiesto ai feriti. E loro possono testimoniare che dopo l'esplosione si sono sentiti solo 2 colpi in aria. Il corpo di mio figlio me l'hanno ridato in mano gli italiani, piangendo.
Alle 5 del pomeriggio scende il sole e questa è la notte di Kabul. A 6 anni dalla fine della guerra, la capitale dell'Afghanistan è ancora senza corrente elettrica. Per i talebani, muoversi a Kabul di notte è un gioco da ragazzi. Il giorno dopo, alle 7, veniamo svegliati da una fortissima esplosione. Le prime notizie parlano di un'autobomba che si è scagliata contro due Hammer americani. Oltre all'attentatore è morto un passante, mentre i soldati americani sono feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Non potete passare, sono in corso attività di investigazione. Ok, ma qui possiamo stare? Fate come volete. Sì. Basta che non passate da questa parte. Ma l'attentato è successo proprio qui, su questa strada? Metti giù quella camera, tu! Gli americani sono nervosi e non si sentono sicuri neanche per le strade di Kabul. E quando arrivano i carri attrezzi per portare via i due Hammer danneggiati, guardate con che scorta hanno attraversato le strade della città. È esplosa lì. L'autobomba è esplosa poco lontano dall'ambasciata pakistana. C'è anche l'ambasciata inglese. Ma questa è la parte della città più controllata dai soldati della NATO, no? Sì, proprio così. Quindi l'attacco è avvenuto proprio nel cuore delle forze di sicurezza straniere. Infatti, tutte le ambasciate e gli uffici internazionali si trovano in questa zona. Gli uffici più importanti sono qui. Ciò significa che i talebani sono capaci di colpire fin qui dentro. Certo. Non lo vedete come vi stanno ammazzando? Andate via! Via, via! Che state facendo qui? Via! Via! Andate via! Via! Torno in Afghanistan a giugno, 7 mesi dopo, e ancora non ha piovuto. Ci sono 40 gradi all'ombra e la città è sotto continue tempeste di polvere alzate dal vento. Anche la sicurezza in città è drammaticamente peggiorata. Da novembre i talebani sono riusciti ad attaccare Kabul a colpi di kamikaze e autobombe 7 volte. Qui hanno fatto saltare un autobus dell'esercito afghano, uccidendo 13 soldati, 5 bambini e ferendo 50 civili. Le esplosioni sono avvenute pochi minuti fa, almeno 3 secondi, le prime informazioni. Stanno arrivando in questo momento le ambulanze. Sono avvenute davanti agli uffici della polizia di Kabul, nel pieno centro della capitale afghana. Solo 10 giorni dopo i talebani colpiscono di nuovo. Questa volta fanno saltare in aria un pulmino dell'esercito. Ancora 15 giorni e questa volta i talebani riescono a colpire uno dei posti più sorvegliati di Kabul, l'Hotel Serena, dove vivono centinaia di uomini e donne delle Nazioni Unite, della NATO e poliziotti di mezzo mondo. Altri 15 giorni di tregua e poi un'altra autobomba e un altro pulmino dell'esercito saltato in aria. Un mese dopo, il 27 aprile, i talebani tentano il colpo grosso.
durante la parata della festa nazionale, centinaia di colpi raggiungono il palco delle autorità e scoppia il finimondo. Guardate, ecco da dove hanno sparato, da quegli edifici lì in fondo. Mentre lì sul palco stava Hamid Karzai, il presidente dell'Afghanistan. E questi sono i segni dei colpi sparati. Hamid Karzai questa volta si è salvato per un pelo. Gli americani non fanno niente, gli inglesi non fanno niente, voi italiani non fate niente. Da quando ci siete voi qui non è successo assolutamente niente. In questi 7 mesi abbiamo perso anche un altro soldato, il primo maresciallo Giovanni Pezzullo, 45 anni. Mentre un altro alpino, questa volta un ragazzo di 27 anni, Andrea Tomasello, è saltato con il suo mezzo su una mina e gli hanno dovuto amputare il piede. Un mese fa, qui, nel distretto di Musai, a soli 30 chilometri da Kabul. Questa casa di fango e paglia è il primo fortino della polizia afghana che incontriamo. Da qui si controlla l'entrata e l'uscita dal distretto di Musai. 2 mesi fa ce la siamo vista piuttosto brutta. Siamo stati attaccati di notte. Siamo stati attaccati dai talebani. Ma da dove vengono i talebani che vi attaccano? Parecchi vengono da qui, dal distretto di Logar, poi dal distretto di Vardak. E a Ghazni? Ghazni è piena di talebani. In tutte le province qui attorno c'è la guerra. Lasciamo i soldati ragazzini a difesa del fortino ed entriamo dentro la valle di Musai. I poliziotti che ci scortano ci portano direttamente nella caserma principale, dove incontriamo il capo della polizia di Musai, il comandante Ahmadullah Oria. I talebani ci attaccano da est, sud e sud-est. Praticamente siamo quasi circondati. Comunque adesso vi porto a vedere sul campo da dove ci attaccano. Ok. E quelli laggiù sono soldati italiani? Sì, sì. Sono gli alpini della Taurinense, sono di pattuglia. E si sono fermati nello spiazzo antistante la caserma prima di riprendere il giro di controllo. Andrea Tomasello, l'alpino che un mese fa qui ha perso il piede, era uno di loro. Vede, i talebani che ci attaccano scendono di notte da queste 3 montagne. Quanti sono? All'incirca 80, 90, anche 100 uomini alla volta. Vi attaccano anche gruppi di 100 persone? Sì, attaccano da tutti i fronti. La notte attaccano le nostre pattuglie e di giorno minano le strade, nella speranza di farci saltare in aria. Portatevi la radio. Ce l'abbiamo. 2 falli salire sulla macchina del giornalista, nel portabagagli. Agli ordini, comandante. Il comandante Oria decide che è meglio uscire senza le macchine della polizia. Da lontano, dice, si dà meno nell'occhio. Così sale sulla nostra. Centro, centro, mi sentite? Ricevuto, comandante. Ci stiamo muovendo. Su questa strada abbiamo perso 2 uomini. Saltati in aria? Sì, una bomba telecomandata. Qui proprio? Sì, proprio su questa strada. E la gente di qui sta con i talebani? No, no, questi che abitano qui no. Più avanti però sì, c'è un altro villaggio che sta con i talebani. Poi vi ci porto. Il comandante ci porta sul luogo dove un mese fa i talebani hanno fatto saltare in aria la jeep italiana e dove è rimasto ferito l'alpino Tomasello. L'alpino ferito l'ho visto con i miei occhi, perché siamo arrivati subito dopo. Venga qui, le faccio vedere una cosa. Stava lì. Il convoglio italiano stava passando di qui e proprio in questo posto è esploso l'ordigno. Quindi è facile che fosse lì la persona che ha fatto saltare in aria? Quello che aveva il telecomando in mano stava sicuramente su quella montagna. Vede, queste pietre le hanno messe loro. Così dall'alto le controllavano. E quando hanno visto che la jeep si è allineata con le pietre, allora dall'assù hanno fatto scoppiare la bomba.
Centro, centro, mi sentite? In ascolto, comandante. Noi siamo ripartiti, ci stiamo dirigendo verso Miakel. Ma come fanno i talebani a muoversi indisturbati nella valle di Musai, una zona che pure dovrebbe essere sotto il controllo dei soldati italiani? Questo è il villaggio di Miakel. Quelli che abitano qui sostengono i talebani e li aiutano sia ad entrare che a scappare. E voi li avete arrestati? No, perché qui non rimangono a dormire. Qui ci vengono solo per nascondersi nel momento degli attacchi, poi scappano via. Quindi mi sta dicendo che questo villaggio, che sta a un solo chilometro dalla base italiana di Camp Invicta, non è sotto controllo? No, non è sotto controllo. Adesso qui c'è calma, non succede niente, vede? E magari stanotte scoppia il finimondo. Adesso vi porto a vedere la nostra stazione di polizia che è stata attaccata. Così potrete rendervi conto con i vostri occhi di cosa sto parlando. Quando è successo? Questa volta 2 mesi fa. E come funziona? Quando vi attaccano, voi avvertite i soldati italiani? Chiedete aiuto? Certo, sempre, ogni volta. E non vengono mai. Quella notte li ho chiamati proprio io, personalmente, ma non sono venuti. Siamo rimasti da soli a combattere contro i talebani. La stazione di polizia attaccata dai talebani è un piccolo fortino semplice. Un muro di difesa fatto di bidoni di cemento e 4 postazioni come queste, con la mitragliatrice pesante. Quella notte, quando i talebani hanno cominciato l'attacco, dentro la stazione c'erano solo 6 poliziotti. Questo è il colpo di un razzo RPG che ha colpito l'esterno. Ma i colpi sono arrivati dappertutto, anche dentro la stazione. Guardate la buca all'ingresso. E la fila di container, che sono le stanze dove dormono i poliziotti che non sono di guardia, tutti bucherellati dai colpi dei Kalashnikov e dalle schegge degli RPG. Quella notte, mi diceva, ha chiamato i soldati italiani mentre eravate sotto attacco, no? Sì, sì. Li ho chiamati. Gli ho chiesto di aiutarci, ma non ci hanno risposto. Hanno solamente raccolto i nostri feriti con gli elicotteri. Ma la battaglia era già finita da un pezzo quando sono arrivati. Anche se 100 talebani stavano per annientarvi? Ha detto bene, sì. Ci volevano ammazzare tutti. Hanno ucciso 2 nostri poliziotti. Un altro è rimasto gravemente ferito. E i talebani? I talebani, 2 morti. E ha visto i corpi? Ho visto i nostri che portavano via i cadaveri. Le armi le abbiamo recuperate. Erano persone del villaggio o venivano da fuori? Erano di qui. Erano del villaggio di Miakel e di Kalaikona. E quando avete parlato con le famiglie di queste persone, cosa vi hanno detto? Gli uomini non c'erano. C'erano solo le madri e le sorelle a casa. Negavano tutto, naturalmente. Non parlavano, eh? Non vi hanno aiutato? No. Mai, eh? Mai. Questo è il villaggio di Malangjan. E anche in questo villaggio ci sono i talebani? Sì, sì, e come? Questa è la strada che hanno utilizzato per attaccare la nostra stazione. E qui poi hanno trasportato i feriti. Questa strada non la sorveglia nessuno. A volte capita che incrociamo i talebani mentre sono in macchina. Ed ecco l'ultimo fortino a difesa del distretto di Musai. È proprio alla fine della valle ed è circondato dalle montagne. Anche questo è stato attaccato più volte dai talebani. L'ultima volta 1 mese fa, da 100 talebani che lo hanno assaltato per 3 ore di seguito. Noi quel giorno eravamo venuti qui insieme ai soldati italiani per una missione di 3 giorni. Avevano anche i carri armati loro e ci avevano detto che sarebbero rimasti a fianco dei nostri soldati, ma quando ho controllato non c'erano. Allora, visto che non arrivava nessuno, né soldati né carri armati, chiedo alla NATO supporto aereo e gli dico anche dove bombardare, dove sono i talebani. Ma la maggior parte delle volte sbagliano e bombardano altrove. Gli italiani hanno i binocoli con cui ci guardano e ci controllano. Perché allora non riescono a vedere i talebani che vanno in giro con armi e razzi anticarro? Ho capito. Perché gli italiani non vedono i talebani? Che succederà se continua così la situazione? Non ci sono abbastanza soldati. I talebani girano liberamente per tutto il distretto di Musai. Fanno come vogliono. È molto grave questo, perché se non li fermi qui, i talebani possono entrare facilmente a Kabul, no? Sì, certo. Kabul è qui vicino, a non più di 30 chilometri. Quindi non è solo l'Afghanistan del Sud, come ci stanno raccontando, ad essere fuori controllo.
ma ormai anche le province e i distretti che circondano Kabul sono completamente infiltrati dai talebani. E i talebani che combattono sono di qui, non vengono da fuori. Di notte tornano nei villaggi che la NATO e il governo afghano non riescono a difendere. Questa è la provincia di Logar, a 60 km da Kabul. Dietro quelle montagne c'è il distretto di Musai, da dove siamo appena venuti. I talebani che attaccano il povero comandante Oria vengono da qui e qui si rifugiano dopo gli attacchi. E guardate come la polizia fa i posti di blocco qui a Logar. Decine di uomini pesantemente armati, dietro veri e propri fortini, coprono le spalle agli altri uomini che devono controllare da vicino le macchine. Qui addirittura sulla collinetta che domina la strada hanno piazzato una mitragliatrice antiaerea. Questa è la stazione di polizia più lontana che ci fanno visitare. Si trova sulla strada per Kabul e dovrebbe proteggere la città dalle infiltrazioni talebane che vengono dalla provincia di Wardak. I talebani ci hanno attaccato da quel fronte un paio di volte e anche da quella montagna. Quando è successo? L'anno scorso, a settembre. È stato un grosso attacco? Sì, questa stazione di polizia l'hanno completamente distrutta. E quelli che vi hanno attaccato sono di qui o di fuori? Di qui e anche di fuori. E perché la gente di qui, del posto, vi attacca? Perché i talebani vogliono tenere aperte le vie della droga. Vede, da qui, villaggio dopo villaggio, si arriva fino in Pakistan. Ah, fino in Pakistan. E ci sono molti campi di droga in quelle zone? Sì, è completamente pieno. In pratica, questa è la strada che utilizzano sia i talebani che i trafficanti di droga. Questa è la stanza dove dorme il comandante. Il fucile mitragliatore sempre pronto. E questo è il colpo di razzo che per poco non l'ha ucciso. 5 centimetri più in là ed era morto. Il comandante ha deciso di venire qui a rischiare la vita, sì, ma ad una sola condizione. I soldati che si è portato dietro li ha voluti scegliere tutti lui. Sì, sono del mio villaggio che sta a 200 chilometri. E sono tutti miei cugini. Così so che posso fidarmi. E se avesse preso i poliziotti di qui, che sarebbe successo? Al primo attacco dei talebani sarebbero scappati. Perché sono di qui e conoscono la zona. I miei invece vengono da lontano e non conoscendo la zona devono combattere per forza. Questa è la incredibile strada che da Kabul scende verso il sud del paese, verso Jalalabad, verso il Pakistan. Una spettacolare gola scavata dal fiume Kabul. Chilometri più in giù ed ecco la valle di Sorobi, un'altra zona sotto il controllo dei soldati italiani. Il nostro primo maresciallo Giovanni Pezzullo è venuto a morire qui, subito dietro quella prima montagna, nella valle di Uzbin.
e a Sorobi una targa ricorda il suo sacrificio. Come per l'attentato che ha ucciso Daniele Paladini, anche qui le fonti di informazioni dell'esercito hanno parlato di attentati terroristici isolati. E invece? Quella zona è piena di talebani. E voi ci potete andare? Se potessi andarci io, ci potrebbe andare anche lei. Quindi lei non ci può andare? No. Anche voi della polizia? No, neanche la polizia ci va, Ozbin. E chi c'è lì? L'esercito afghano? Nessuno. Neanche la NATO? No. No? No. Quindi la zona è fuori controllo? Sì, adesso è così, totalmente fuori controllo. Nella caserma di Sorobi incontriamo il generale Orakail Zalmi, il comandante di tutta la polizia della provincia di Kabul. Sotto i suoi ordini ha migliaia di uomini. Nessuno meglio di lui conosce la situazione sul terreno. Qui intorno a Ozbin, dove hanno ucciso il maggiore Pezzullo, c'è un sacco di droga. Noi ci siamo arrivati un mese dopo l'uccisione di Pezzullo e abbiamo distrutto un campo di oppio, di droga, enorme. Quanto grande era il campo? 550 ettari di terreno circa, coltivati ad oppio. I talebani ci hanno attaccato 2 giorni dopo che eravamo arrivati. Ne abbiamo ammazzati 2 e feriti altri 5. Dei nostri è rimasto ucciso un poliziotto durante i combattimenti. Perché i talebani vi hanno attaccato mentre stavate distruggendo i campi di droga? Loro ci attaccano perché guadagnano sulla droga e vivono sulla droga. Con quei soldi mantengono loro stessi e le loro famiglie e inoltre ci comprano le armi. Quindi droga e terrorismo vanno insieme? Certo, è proprio così, sì. Questa è la valle di Jigdalek, sempre nella provincia di Sorobi e sempre sotto il controllo dei soldati italiani. E questi sono i campi di oppio. Ecco i papaveri da cui si produce l'oppio afghano. Sono stati tagliati quando il fiore era già maturo e questi segni significano che tutto l'oppio che contenevano al loro interno è stato già fatto uscire. Hanno bisogno di poca acqua. È una coltivazione facile, ci vuole poca fatica. Questi sono i semi, guardi. Eccoli. Ah, eccoli. E da ognuno di questi nasce un fiore? Sì, basta prenderli e seminarli. Nel nostro villaggio abbiamo 50 ettari coltivati a oppio, ma si coltiva in tutta la valle. Là in fondo, per esempio, c'è un altro terreno da 5 ettari. Dove ci sono gli alberi? Sì. Poi ci sono altri 70 ettari su quella collina e 100 ettari di terreno sono da quella parte, dietro quell'altra collina. E ancora 15 ettari laggiù, in fondo. E quest'anno voi li avete distrutti tutti? Sì, sì, li abbiamo distrutti tutti. Al posto dei papaveri da oppio, quest'anno abbiamo piantato grano, patate e cipolle. Però adesso il governo bisogna che ci venga in aiuto, perché siamo tutti molto poveri. E il governo non vi dà niente? No, no, niente. Se ci aiutano, se ci danno un sostegno, quel lavoro noi lo lasceremo perdere per sempre. Quanti figli avete a casa? Io da solo ne ho 15 di figlioli. Mettici il resto della famiglia, compresi tutti i miei fratelli, siamo in tutto 90 persone. E da quando il governo ci ha distrutto questi campi, noi non ce la facciamo proprio più ad andare avanti. Ma il governo vi ha detto almeno una data entro la quale vi daranno degli aiuti? No, no. E se le persone non ricevono gli aiuti ricominciano di nuovo, no? Sì, se non ci aiutano mica possiamo morire di fame. Chi viene a comprare la sua droga? Gente che viene da Herat e anche da Jalalabad. Dal sud, dove c'è la guerra? Sì, e poi la fanno passare fuori dal paese, in Iran. Arriviamo a Mirdad, il villaggio più importante di tutta la vallata. Qui l'acqua, grazie a questo fiume, non manca mai. Le case sono nascoste in mezzo al verde dei campi e quasi non si vedono. A Mirdad abitano 2000 persone e come al tempo dei talebani non si vedono donne in giro, solo uomini e bambini.
Anche qui, come nel resto della valle, i campi da due mesi sono coltivati a patate, cipolle e aglio. Prima erano tutti coltivati con il fiore di papavero. Adesso il fiore è maturo, guarda. Ah, sì. Basta solo incidere così ed esce l'oppio. Ah, ecco. Vedi, Mauro, come esce, guarda. Questo è il latte. Vieni a vedere. In genere questo lavoro lo facciamo da mezzogiorno dopo la preghiera fino a quando fa buio. È così che si raccoglie l'oppio. Una volta che il latte si asciuga al sole, ecco il prodotto finale, l'oppio. Con l'oppio, i contadini di Mirdad guadagnano $1,000 all'anno. Adesso aspettano l'aiuto del governo. Se non arriverà, riprenderanno subito a coltivare il fiore di papavero. Lasciamo la valle di Sorobi che si è fatto tardi. Per noi è pericoloso rimanere qui. Meno male che la polizia riesce a farci superare la lunga colonna di camion che vengono dal Pakistan. Questa è una strada strategica per l'Afghanistan. Da qui passa tutto il traffico commerciale che unisce il nord al sud e che fa vivere Kabul. I talebani, come abbiamo visto, sono arrivati fino a qui, a poche decine di chilometri dalla capitale. Se conquisteranno questa strada, avranno in mano Kabul. Nel frattempo i talebani hanno utilizzato questi anni per fare una barca di soldi. Questi sono sacchi pieni di semi di marijuana. Questi invece sono pieni di hashish, l'afgano nero. Davanti alle televisioni, le autorità afghane danno fuoco a qualche tonnellata di droga, quello che sono riusciti a sequestrare negli ultimi 6 mesi. Niente, se diamo retta all'ultimo rapporto dell'ONU sulla produzione di droga in Afghanistan. Dice che la produzione di oppio anche quest'anno rimarrà costante, cioè 8.000 tonnellate. La donna che ha scritto questo rapporto si chiama Cristina Oguz, è il capo dell'agenzia antidroga dell'ONU e la incontro nel suo ufficio di Kabul. La novità rispetto all'anno scorso è che ormai la produzione è concentrata nel sud e nell'ovest dell'Afghanistan. Dove c'è la guerra? Sì, dove c'è la guerra, dove ci sono i talebani, dove sono concentrate le forze ribelli. E i talebani prendono dalla droga i soldi per la guerra, no? Sì, certo. Un'altra cosa scioccante è vedere quanta popolazione vive grazie a questo business. Lei ha scritto nel suo rapporto che nella regione di Helmand il 93% della popolazione vive direttamente o indirettamente di oppio. Sì, infatti. Se lei volasse sopra Helmand durante il periodo della fioritura del papavero, vedrebbe solo campi di papaveri. A perdita d'occhio. Un'altra cosa che mi fa impazzire è com'è possibile che dopo 8 anni di presenza militare e controllo della NATO sul territorio afghano la produzione di oppio sia aumentata così tanto. Vede, il punto è che la NATO non controlla il territorio afghano. È questa la ragione fondamentale. Eppure, come dimostra il suo rapporto, se non combattono la droga rischiano di perdere la guerra. C'è uno stretto legame fra talebani e trafficanti di droga e la NATO non può far finta di niente. Deve per forza occuparsene. Sette giorni dopo, Kabul viene di nuovo colpita. Un talebano con una moto carica di esplosivo si lancia sulla folla che fa la fila davanti all'ambasciata indiana. I morti sono più di 40 e 150 i feriti. Thank you.
anche un mese dopo tocca ai francesi piangere i loro morti. 10 soldati uccisi in un solo agguato. 4 di loro sono stati decapitati mentre erano ancora vivi. È successo proprio a Sorobi, dove eravamo stati noi, nella valle di Uzbin, dove è morto il nostro maresciallo Giovanni Pezzullo. Quella zona è piena di talebani. In tutte le province qui attorno c'è la guerra. In tutte le province. Ci attaccano da tutti i fronti. È la prova che quello che ci hanno raccontato i poliziotti di Sorobi, Musai, Logar e Pagman è tutto vero. I talebani che hanno attaccato e annientato i francesi erano 500. 500 soldati armati che si sono mossi liberamente dentro i territori pattugliati dai soldati della NATO. I soldati italiani nel frattempo stanno lasciando le aree attorno a Kabul. La difesa esterna della capitale rimarrà nelle mani della polizia afghana. Di questi uomini. Per stare qui guadagnano $80 al mese e se muoiono per le loro famiglie non ci sarà niente, neanche un euro. E ne stanno morendo a centinaia. Quanto resisteranno nei loro fortini di fango e paglia agli attacchi dei talebani? Kabul intanto è una città che sta per esplodere. Ai 3 milioni di abitanti si è aggiunto quasi 1 milione di persone in più che sono arrivate dal resto dell'Afghanistan. Come queste famiglie che vivono sotto le tende. Vengono dalla provincia di Helmand e sono scappate dai bombardamenti della NATO. Dopo mesi che sono qui, qualcuno sta cominciando a costruirsi delle piccole case, impastando fango e paglia con le proprie mani. Per tutte queste persone non c'è lavoro in città. Così la mattina presto li vedi nelle grandi piazze, buttati sui marciapiedi ad aspettare che qualcuno li chiami a lavorare. La guerra è che noi stiamo qui in piedi ad aspettare. La guerra è la povertà di chi non ha niente. La guerra è che noi siamo qui così, che non abbiamo da mangiare. Tutta gente disperata che i talebani possono facilmente avvicinare. Questa massa di persone che ogni giorno entra in città è praticamente impossibile da controllare. Quasi nessuno ha un documento e comunque in Afghanistan non esiste né un casellario giudiziario né un archivio della polizia con nomi e indirizzi.
Se i talebani ne avessero bisogno, potrebbero facilmente radunare a Kabul, sotto gli occhi della NATO, centinaia e centinaia di soldati. Lasciata la cintura esterna della capitale, i soldati italiani si stanno quasi tutti schierando a Herat e soprattutto a Farah, una zona nel sud-ovest del paese dove si combatte tutti i giorni.